Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi in versione Lelli che Ellie vi porto un altro video di tattiche ed istruzioni, perché in questo periodo avete visto, no? Da una patch in altra il gioco si sta un po' modificando, sta cambiando, eccetera, quindi secondo me c'è un po' più spazio di manovra se si vogliono provare delle cose alternative, e questo si sta facendo pure a livelli molto alti. Infatti sto fine settimana c'è stata la e-Premier League, quindi la omonima versione virtuale del campionato inglese, che è stata a sorpresa vinta da Damie e Goalpoacher, due giocatori, uno molto affermato, l'altro invece emergente, e che hanno portato un modulo che ha stupito un po' tutti, perché a livello competitivo si è visto da sempre molto poco. E sto parlando del 3-5-2. Quindi oggi vi porto le tattiche, le istruzioni, vi spiego un po' come è stato giocato, e poi credo che settimana prossima invece vi porterò un modulo che è stato utilizzato tanto per provare a contrastarlo, anche se non con gli effetti sperati. Detto questo, mettetevi comodi e andiamo subito con tattiche ed istruzioni. Come vi dicevo, il modulo in questione è appunto il 3-5-2, che ha ovviamente uno schieramento che vede lì nella fascia centrale del campo una grandissima densità che viene data sia dai due mediani sia dai tre difensori, posti non col classico schieramento ma bensì molto più stretti. Allora, innanzitutto vi vado a dire che per quanto riguarda i giocatori che vanno utilizzati con una formazione di questo tipo qua, allora, diciamo che il giocatore centrale, quindi il difensore centrale proprio schierato lì nel mezzo, deve essere il giocatore sul quale voi fate affidamento al 200% per tutto quello che è il discorso che riguarda autoblock, CPU, interventi automatici, e chi più ne ha più ne metta. Per quanto riguarda i suoi due comprimari, uno ovviamente sarà l'altro difensore che viene schierato centrale nella formazione di partenza, e uno dei due terzini che viene adattato in questo ruolo. E tra i due terzini ovviamente io andrei a scegliere quello che è il terzino meno tecnico, quindi in questo caso vedete che lì io ho schierato Hakimi e ho messo come esterno di centrocampo ovviamente João Cancelo nella sua versione Toti. E appunto, tolte le caratteristiche di questo qui, gli altri due dovranno essere due giocatori abbastanza rapidi, soprattutto per quanto riguarda l'altro DC è molto importante, e che abbiano ovviamente anche una presenza fisica importante. Un Hakimi già qua è abbastanza adattato, ci vorrebbe più un Theo Hernandez, va, un Walker farebbero molto meglio questo ruolo. Per quanto riguarda i due mediani, scordatevi questi due che vedete qua, questi sono i miei che al momento ho una squadra non scambiabile, ma abbiamo bisogno di due giocatori estremamente complementari, quindi uno che può essere un po' più difensivo ma che comunque abbia i piedi buoni, e l'altro stessa cosa ma che possa avere anche un po' più i piedi buoni rispetto alla fase difensiva. Quindi non lo so, penso ad un Renato Tchouaméni, ad un Bellingham Tchouaméni, se penso ad una Serie A posso pensare ad un Barella che sì, un Barella Tonali, insomma tutta questa serie di accoppiamenti classici, un Kanté Bruno Fernandes, un Kanté De Bruyne Toti, eccetera eccetera eccetera. Per quanto riguarda gli esterni, ovviamente andremo ad utilizzare uno dei due esterni che parte già nella formazione di partenza e il terzino più tecnico, quindi in questo caso Cancelo. Sul trequartista andremo a giocare appunto un calciatore che è bravo sia con le skill ma con il piede debole, abbia un ottimo tiro ma anche un ottimo passaggio per imbucare le due punte che dovranno essere estremamente rapide, 5 piede debole, 5 di stelle skill sono ovviamente dei plus ben apprezzati in questo caso, e quindi ovviamente il tutto si viene a sviluppare in questa fascia centrale di gioco dove abbiamo COC e le due punte che sfruttano appunto la superiorità numerica che si viene a creare del 3 contro i due difensori centrali, e nel caso in cui attacchiamo con addirittura non più solo questi tre ma 5 uomini sfruttando i due esterni, non avremo neanche alle volte bisogno di dargli la palla, perché schiacciando L1 e facendoli inserire ci basterà appunto triggerare il loro inserimento, costringendo l'avversario a dover coprire quella corsa per evitare guai e quindi aprire spazi poi per punta e trequartista. Quindi questo per quanto riguarda, diciamo, la spiegazione un po' del modulo dei giocatori più adatti. Per quanto riguarda le tattiche, utilizziamo equilibrato come stile di difesa, ampiezza 42, che è un parametro buttato lì in un range dai 40 ai 45, che
appunto utilizzava il player polacco e gli ha reso benissimo. Profondità 62 perché, ammesso che tanto i difensori fanno abbastanza il cavolo che vogliono, anche se mettete uno di profondità stanno altissimi, se mettete meno di 70 con 62 la difesa spesso va a coprire magari qualche filtrante in automatico, ci dà la possibilità di sfruttare un pelo in più la CPU rispetto a quello che è il recupero palla aggressivo, permettendoci dunque di poter lavorare più con i mediani piuttosto che con i difensori centrali. Costruzione della manovra, equilibrato, passaggi diretti, un qualcosa di canonico che abbiamo ormai imparato a conoscere, ci permette di avere una grande libertà lì davanti e cercare quel classico extra pass vincente che ci permette di arrivare alla conclusione. Ampiezza 50 e giocatori in area 5, questo perché appunto senza andare a toccare troppo voglio che i miei giocatori siano liberi di muoversi, perché questa loro libertà lì davanti in superiorità numerica e anche imprevedibilità mette in grave difficoltà il nostro avversario. Angolo e punizioni, siete liberi di mettere quello che vi pare, io da sempre che metto il minimo per evitare di prendere contropiedi fastidiosi che poi si prendono comunque. Per quanto riguarda le istruzioni, qua viene il bello, perché per quanto riguarda i difensori centrali ovviamente resta dietro in attacco di default, non andiamo a toccare nulla, ma la cosa che già stravolge un po' quello che facciamo di solito è proprio sui mediani, perché ai mediani lasciamo difesa equilibrata e soprattutto non mettiamo copertura al centro ma copertura sulle fasce. Questo perché? Perché innanzitutto al centro abbiamo già i tre difensori centrali che fanno tanta densità. Se noi mettessimo anche copri al centro si viene a creare uno schiacciamento lì in quella zona che creerebbe degli ulteriori fastidi. Invece, mettendogli copertura sulle fasce, non è vero che i due mediani saranno solo sull'esterno, ma appunto avranno quella libertà che dipenderà anche in base un po' alle situazioni e ci permetterà di poter sfruttare poi l'altra istruzione fondamentale, l'unica che andiamo a mettere sugli esterni, che rientra in difesa, perché in fase di possesso attacchiamo dunque con un 3-5-2, ma in fase di non possesso con questo rientra in difesa, se siamo rapidi è come se difendessimo con un 5-3-2 o un 5-2-1-2, e questo è anche un altro vantaggio, questa cosa dell'1-2-2-1-2, perché? Perché andando a giocare con questi tre davanti e questi esterni qui ci sembrerà un po' di utilizzare uno schieramento a rombo, ad albero di Natale, che vi ho parlato nel video precedente di tattiche, che è molto molto valido in questo periodo. Quindi andiamo a mettere al nostro trequartista, rimane in avanti in maniera tale che faccia sempre da riferimento per le due punte che hanno bisogno di questo elemento di raccordo tra centrocampo, esterni e appunto loro stesse. E agli attaccanti io non vado a mettere nulla, perché lasciandogli libertà di movimento appunto sono liberi di spaziare su tutto il fronte d'attacco e possono fare un po' quello che gli pare, e questo fare quello che gli pare non dà punti di riferimento all'avversario. Se andassimo a mettere inserisciti alle spalle farebbero sempre la stessa cosa, boom, corsa dritto per dritto aspettando la palla lunga o il filtrante, l'avversario si prende il difensore centrale, corre all'indietro, arrivederci ai suonatori. Invece così possono venirvi incontro a prendere la palla, possono fare un dai e vai, andare comunque in profondità, possono farsi trovare al limite per un tiragiro, possono farsi trovare sul secondo palo per l'extra pass, possono fare tutta una serie di cose che tornano molto molto comodo. Quindi per quanto riguarda le istruzioni, avete visto che ci sono delle novità e sono queste, abbastanza standard per quanto riguarda poi gli esterni, come se fosse un 4-4-2 dove noi gli diciamo di inserirsi perché siamo noi a chiamare con gli L1 a seconda di dove vogliamo spaventare l'avversario l'inserimento e mettiamo rientra in difesa. La vera novità alla fine sta sui mediani per quanto riguarda il difesa equilibrata e il copri sulle fasce. E nulla, quindi raga, per quanto riguarda questo video di tattiche ed istruzioni fondamentalmente è tutto, mi raccomando. Come al solito fatemi sapere nei commenti se proverete questo modulo una volta che l'avete provato, se vi siete trovati bene o meno. In descrizione trovate tutti i partner soliti più ovviamente la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. E proprio sulla piattaforma live vi aspetto in maniera tale che questo fine settimana mi vedrete provare sto modulo anche a me in prima persona e così ci possiamo anche scambiare delle opinioni in presa diretta. Quindi nulla raga, a me non resta altro che salutarvi, augurarvi una buona giornata, vi ricordo iscrivetevi e lasciate un bel like, un abbraccione al vostro Liberoschi, alla prossima, ciao!